Nella seduta di lunedì 25 luglio 2016 si è conclusa la discussione sulle linee generali. Avverto che in data odierna sono state presentate le mozioni Rondini ed altri numero 1 1324, Binetti ed altri numero 1 1325, Beghis ed altri numero 1 1326, Rizzetto ed altri numero 1 1327, Gigli ed altri numero 1 1328, Russo ed Occhiuto numero 1 1329. I relativi testi sono in distribuzione. Avverto altresì che in data odierna la mozione Lenzi ed altri numero 1 1323 è stata sottoscritta dal deputato Monchiero, che con il consenso degli altri sottoscrittori ne diventa il secondo firmatario. Avverto infine che per un mero refuso tipografico alla mozione Nicchi ed altri numero 1 1322 al sesto capoverso del dispositivo deve leggersi iniziative anche normative per pervenire e non iniziative anche normative per prevenire, come erroneamente stampato. Il rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni presentate. Prego, sottosegretario De Filippo. Sì, grazie Presidente. La materia di queste nuove mozioni è una materia complessa. Alcune delle mozioni sono arrivate nella formulazione definitiva solo qualche minuto fa. Il Governo fa uno sforzo attentissimo per recuperare dai proponenti le mozioni tutti gli elementi importanti e condivisibili su una strategia di governance del farmaco, che come è noto a questo Parlamento, soprattutto negli ultimi mesi, ha avuto un'impostazione più sistematica dopo l'accordo in conferenza Stato-Regione del luglio del 2015. C'è uno specifico tavolo in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sta approfondendo e sta strutturando una proposta sistematica della governance farmaceutica del nostro Paese. Nell'ultimo provvedimento che è intervenuto in materia, quello sul DL locale, come è noto a voi parlamentari, c'è stata già una indicazione anche cronologica sui termini del tavolo che è stato istituito e sulla proposta che prevedibilmente nella prossima legge di stabilità offrirà a questo Parlamento un orizzonte, io spero, completo e coordinato su tutte le questioni che molte delle mozioni presentate provano già ad affrontare con stimoli e indicazioni che il Governo reputa molto interessanti. Con questa brevissima premessa mi appresto a dare il parere sulle mozioni, dicendo alla Presidenza che probabilmente l'ordine dei pareri sulle singole mozioni, non so se è quello che è stato indicato, abbiamo avuto, Se come dicevo vuole prima. gliele chiamo io, sottosegretario. Io proverei a stare sul mio Ok, ordine, va se mi bene, consente. cerchiamo di seguire noi Ci lei, sono appunti a perfetto. mano, quindi Proviamo.